tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui insieme per pulire la doccia. Allora, mi rendo conto che è un video un po' strano, ma dovevo pulire la doccia, quindi ho detto ma sì, facciamolo con le mie amiche di YouTube e quindi facciamo insieme questa pulizia della doccia. In realtà vi faccio vedere come la pulisco io, che è una cosa semplicissima perché io conosco tanti rimedi della nonna, ma in realtà quando sono di fretta, secondo me fatto è meglio che perfetto, quindi faccio e basta. E ovviamente metto su, ecco mi sono già caduti, i miei guanti, perché non voglio assolutissimamente macchiarmi le mani o comunque le sostanze che andremo a utilizzare sono dei detersivi, quindi mettiamoci i guantini. Questo me l'ha insegnato mia nonna tempo fa ed è un'usanza, una delle poche raccomandazioni che seguo, ecco qua. E vi dico che l'unico detersivo che vado ad utilizzare è questo qua, che è il Duck Total Action Gel Fioritura Intensa, ed è questo qua. Anche per i detersivi, che carino, anche per i detersivi ovviamente non sono io a sceglierli, ma diciamo che mi affido a mia nonna e a mia mamma e mi fido. E poi andiamo a pulire la nostra doccia. Che ha dentro anche di tutto e di più, tipo il lavapiedi, lo scrub, cose, hashtag cose. E iniziamo subito con la pulizia della doccia. Ovviamente mi munisco anche di un panno, tiriamo sulle maniche e iniziamo. Io parto da sotto di solito, poi penso che sia una cosa che ognuno fa come crede. Ok, parto per svuotarla. Pulisco prima il piano, vediamo se riesco a farvi entrare con me nella doccia. Do una passata con l'acqua, così da vedere quando va via lo sporco, dove ce n'è ancora, e poi passare col secondo round. E poi vedo cosa mi è rimasto e vado avanti a grattare. Olio di gomito. Tra l'altro ho appena preso una ginocchiata, mi sono fatta anche male. Sono rimaste delle macchie, cosa faccio? Vado a mettere del detersivo, così lo lascio agire nel mentre passo a fare gli angoli. Gli angoli sono questi qua sotto, passo a fare gli angoli qui, così lascio anche tempo al resto della doccia di sgrassarsi. Diciamo che con questo detersivo mi trovo bene perché trovo che riesca a pulire a fondo. E la stessa cosa ovviamente la faccio anche ai lati, se mi accorgo che c'è una parte macchiata decido poi di lasciare del detersivo. Qui il mio problema fondamentale è che ci lavo a volte anche i miei pelosini e quindi mi rimangono tutti i loro peli. Poi d'altronde se sono veramente sporchi e se li voglio tenere in casa devo per forza lavarli. Allora, anche qui se c'è del calcare vado a metterci un pochino di detersivo. E anche sui lati là vado a fare la stessa identica cosa, quindi vado a passare e sgrassare. Nel mentre passo al piano fuori, che è questo qui, spero che si veda qualcosa, aspettate che vi provo a mettere a fuoco ancora. Passo al piano fuori e anche qui stessa roba, passo sia al fuori, non so se riuscite a vedermi, sì,
passo tutto il fuori in questo modo. Adesso lascio ancora agire un pochino l'anticalcare, passo le pareti e vado a passare le piastrelle. Pulita e finita, sono molto soddisfatta di come è riuscita.